Restiamo in ambito di quello che riportano i giornali questa mattina relativamente alle decisioni che sta per prendere il Comune sul nuovo tariffario dei taxi e ovvio anche per la decisione relativa alle corsie preferenziali. Adesso abbiamo l'opportunità di parlarne con il sindaco di una di queste aree interessate, che è appunto via Andrea Doria, con la signora Antonella Di Giusti, al quale rivolgiamo il nostro buongiorno. Buongiorno signora Di Giusti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno e buon 2 giugno. Allora, Andrea Doria dovrebbe essere una delle quattro arterie scelte per le corsie preferenziali dei taxi, è così? Guardi, a noi non è arrivato assolutamente niente come municipio, però io penso che questa mattina ho appreso che ormai c'è l'impero romano, più che il, diciamo, non c'è un'istituzione che è Roma Capitale o Comune di Roma, qui c'è l'impero ormai, perché si prendono decisioni assolutamente non solo tanto sulla testa dei cittadini, ma sulla testa di tutti, nel senso che soltanto... noi siamo stati eletti dai cittadini, li dovremmo rappresentare, ma se non veniamo neanche messi a conoscenza di questa cosa, è una roba che è veramente grave e pericolosa. E Andrea Doria, adesso questa è l'ultima tornata di, come dire, di fantasia, perché Andrea Doria, voi sapete che è stato fatto un nuovo mercato che praticamente è tutto per aria, perché se andate sopra il mercato vedete che c'è la piazza abbandonata con due edifici come se fossero edifici dismessi, l'asilo che doveva venire alle fondazioni e non c'è assolutamente niente. Avevano detto che avrebbero messo a posto via Andrea Doria dopo tutti quegli anni di lavori. Cinque anni di disagi enormi. Di distruzione. Esatto, fanno le delibere che quando si fanno i cantieri si ha, come dire, il risarcimento ai commercianti. Lì non c'è né ai commercianti né ai cittadini. Lì chiamiamo in causa anche Veltroni, signora De Giusti. Assolutamente, guardi, abbiamo... io adesso in questo momento, guardi, le dico che... la destra sta perdendomi miseramente e il centrosinistra non stiamo vincendo, perché forse dovremmo alzare molto di più la voce, ma molto di più, perché quella è una strada che è rimasta completamente, se voi la vedete, tutta rattoppata e sono state messe sopra tutte le bancarelle, anche se avevamo detto che non le avremmo rimesse. Però sa che le dico, cioè, a me mi comincia a venire a sorgere anche un dubbio, perché siccome noi lì non vale il principio della, come dire, no, del fatto che se le togli da lì le devi mettere da un'altra parte, e la legge 33, perché noi l'abbiamo provata a fare questo piano, se ne sono altamente fregati, ma non è un problema che se ne sono fregati di noi. Ma lei sente per caso che questo problema è sentito? No, assolutamente no. Cioè, sono rimasta sola a parlarne. Assolutamente no. Per cui io dico, io credevo che riaprire i mercati rionali che sono mezzi abbandonati, rinfilare tutte queste bancarelle dentro, invitare a realizzare questi mercati più belli, più efficienti, di livello europeo, togliere tutte queste bancarelle per strada fosse un valore aggiunto anche al decoro della nostra città. Non trovo che sia così bello mettersi a comprare le mutande per strada e dei gesini per strada. No, è orribile. O le cose, cioè, guardi, io non lo so. Siccome lei è presidente di un municipio importantissimo, nel senso che lei l'altro giorno era al fianco di Alemanno nell'inaugurazione di questa opera Ponte della Musica, e insomma lei amministra strategicamente e per importanza mediatica un municipio, credo, addirittura forse più importante proprio del centro stesso. Allora io dico, ma come si fa a stabilire che Andrea Doria possa diventare una corsia preferenziale per taxi quando, due punti, via Tunisi il sabato è intransitabile per quello che hanno combinato con la costruzione di quella cattedrale desertica che è il mercato, ed è colpa di Veltroni, attenzione, ed è colpa di Veltroni, va bene? Posso dire una cosa, ecco, rispetto a questo? Sì. Io penso che il mercato non sia un male, perché il mercato è un punto di aggregazione.
Il problema sono le incompetenze che si mettono, gli incompetenti che si mettono accanto ai sindaci quando si realizzano i progetti. Cioè, ma io dico di Veltroni, De Giusti perché è responsabile, attenzione. Sì, quindi, sì, appunto. Però guardi, io oggi ormai dopo tanti anni di amministrazione, io mi rendo conto che il sindaco è quella persona che va lì, fa l'acchiappavoti ed è la persona, per bene, che è lo spot, così, è lo spot. Ah. Poi, poi c'è la squadra, certo, anche intorno a un sindaco, certo, no? Certo. Allora, se noi continuiamo a mettere gente che non capisce di amministrazione, che non capisce niente di tutta una serie di cose, che quando si portano i progetti li continuano a girare perché non sanno nemmeno da che parte si leggono, eccetera, eccetera. E questo è il problema, il male. Anche la squadra, ma quello, certo, cara, ma quelli che stanno intorno a Veltroni non l'ho scelti mica io, se l'hai scelti lui, le motivazioni. Ma questo, cioè, vale per Alemanno, attenzione. Guardi, questo vale per Alemanno, vale per chiunque. Questo ci sarebbe da aprire veramente un appunto, dibattito. No, le ma... immagini che adesso io veramente, ma lei pensa, ma come si fa a decidere anche lì di fare corsie preferenziali per i taxi? Oh. Che mettono i furgoni in tre trafila. Bravissimo. Con i vigili che devono correre. Bravissimo. Una volta li chiamano al Vaticano perché c'è il Vaticano, una volta li chiamano a Piazza degli Eroi perché c'è l'ospedale e quelli ci sono gli ambulanti che si mettono fuori, e poi li richiamano di corsa a Piazzale Clodio perché ci sono tutte le macchine lì che stanno facendo. Cioè, noi abbiamo i vigili che girano come trottole tra ambulanti abusivi, pullman turistici che passano a tutto spiano, e vi ho detto già che ho assistito io a incidenti, certo, ma pure seri, con un bambino dietro una scenic che io non so come il Padre Eterno l'abbia salvato. Ma ci sono veramente un municipio che è piccolo, nel cuore di Roma, dove è governato nel senso dal comune, perché sono le cose del comune che ci mandano stracarichi di bancarelle, stracarichi di bus turistici. I parcheggi gli abbiamo, certo, chiesto, scusate, parcheggia via Levatino, è scritto su tutti i giornali lì, mamma rosa, mamma bianca, tutta sta andrangheta, sta cosa, datela al municipio, che ci facciamo un bando, facciamo entrare gente che sta perdendo il lavoro, certo, gente di 50 anni che è disperata, diamolo a qualcuno, in cambio avremmo anche degli introiti, perché quando pagano e pagano onestamente, certo, avremmo in cambio degli introiti che andrebbero per la comunità. Allora c'è proprio la mancanza di esercizio nella cioè buona amministrazione. Manca la cultura dell'amministrazione. Manca la cultura dell'amministrazione. Ormai io che le devo dire? A volte quando io parlo delle bancarelle, io mica voglio levare il lavoro a chi ce l'ha. Io voglio solo ridare decoro a questa città. Certo. Lei immagina, allora, i mercati mezzi vuoti. I mercati rionali piangono perché sono mezzi vuoti e le bancarelle tutte per strada. La mia idea di città decorosa era quella di dire: ok, le abbiamo date queste concessioni, le hanno date, perché certo non l'ho date io, ma comunque non fa niente. Le mettiamo tutti dentro, e chi vuole risparmiare sa che c'è un luogo che si chiama mercato e va dentro. Benissimo. Non è che ma non è che, perché questa è l'inciviltà. Allora, no, le mutande le devi comprare per strada, la macchina devi lasciare in doppia fila, il bus te lo devi tenere sotto casa che sta acceso in inverno per riscaldarsi e acceso, certo, l'estate, certo, per refrigerarsi. Tutto deve essere a portata di mano, e il cittadino non ha più a portata di mano la sua vita, le sue capacità di farsi una passeggiata e di dire: santo Dio, io vivo in un posto meraviglioso che è Roma, passeggio il rischio di essere investita da un bus, mi trovo le bancarelle davanti al Cola di Rienzo, cioè praticamente a Coin, sì, da Coin, se scoppia un incendio lì, sì, io voglio sapere... Lì ci saranno i morti, perché non riesci a defluire. Sì. Ma possibile che la potenza di tutto questo mette in secondo piano anche la sicurezza? Infatti. Anche la sicurezza. Io adesso mi sono fissata su via del Mascherino, passo tutte le mattine chiami i vigili, tutte, sì, le mattine che manda il Padre Eterno chiami i vigili. Sì. Perché dico, guardate, cioè ci sono le magliette stese fuori. Sì. Allora io voglio sapere... La competenza da chi sta? Io mi metto lì adesso, io voglio vederlo. Allora, però lei capisce che queste cose
non sono fatte contro qualcuno, no, contro no, no, lei, lei amministra e vuole la categoria. Io la categoria gli chiedo di mettersi in regola come tutti gli altri. Lei non è che fuori da casa sua si mette tutti i giorni con tutta roba stesa su, sul pianerottolo, certo, sulle cose, certo. Ognuno deve avere il decoro, bravissima, cioè, il senso civico, il, che perché c'è anche questo, ci siamo anche noi poi, però, vede, però vede, io in questi giorni in cui tutta l'Italia canta Vittoria, si figuri quanto la canto io Vittoria, questa bella botta, come diciamo noi a Roma, che gli abbiamo dato a Milano, questa bella botta che gli abbiamo dato a Napoli, adesso parlando da politica e non da presidente di municipio, io però riparlando poi da donna delle istituzioni le dico, ma tutta sta gran voce sui contenuti e su quello che non va, perché quello che non va l'abbiamo fatto anche noi, lo, certo, diceva, lo diceva prima, no? Certo. Ci saranno delle cose che noi non abbiamo fatto bene, perché altrimenti Roma non l'avremmo persa, no? Infatti, infatti, ecco, infatti. Allora, vogliamo ripartire dalle cose che non abbiamo fatto bene e cominciare a cercare di vederci, di farle bene, invece di stare sempre a discutere tu con chi stai, con che corrente stai, con chi si brava, amministriamo senza ideologie, lavoriamo, sì, per il mandato che ci abbiamo, bravissima, che abbiamo avuto, lavoriamo, conquistiamo con i cittadini, bravissima, siamo. Questa è l'ideologia che dovrebbe avere un amministratore, io sto con, esatto, i cittadini, bene, e per il mio mandato porterò avanti tutto quello che io penso sia giusto, perché casa mia non si chiude con l'uscio della mia porta, casa mia anche da cittadina, non solo da amministratrice, io voglio rispettarla anche fuori dalle dalla porta di casa molto mia, bene, questo lo dovremmo fare tutti. Molto bene, grazie Presidente, grazie. Grazie buona a lei, festa. Grazie a lei, alla Presidente della 17ª Municipalità, nella persona della signora Antonella De Giusti.